In questo primo anno da presidente di Transfrigorut Italia ho messo tutta la mia esperienza per mettere in campo soluzioni condivise con tutti i trasportatori. All'assemblea annuale del 26 e 27 settembre presenteremo una visione quanto più integrata della filiera a temperatura controllata, arrivando a includere l'alimentazione alternativa ai veicoli refrigerati. Un'operazione molto significativa in un settore, quello della logistica, che pone grande attenzione ai valori di sostenibilità. Ci stiamo preparando per accogliervi in questa meravigliosa città.